poesia, per essere sincera, insomma, era una poesia che insomma abbiamo trovato facilmente tutti quanti d'accordo. Complimenti. Chiaramente ti chiedo, è banale la domanda, da dove nasce, anche se purtroppo il tema è quello che è, insomma. Però bisogna, come dicevo prima, bisogna denunciare sempre, perché stando in silenzio non si risolvono queste problematiche. Innanzitutto grazie mille per, insomma, per aver scelto il mio premio, per aver scelto la mia poesia. E in realtà come nasce non so dirvelo precisamente, di solito inizia a scrivere e poi nasce da sola. E però so che nasce dal privilegio di poter raccontare una storia sapendo che la casa non è sempre un rifugio, perché sostanzialmente questa è una poesia di violenza domestica dove la donna è una vittima, ma potrebbe esserlo tranquillamente l'uomo, perché parla di emozioni e le emozioni non hanno identità di genere. E quindi ciò che davvero mi preme dire è che la cosa che realmente conta è che al di là della poesia questa diventi un modo ulteriore per imparare a tutelare le vittime attraverso una delle 5D, no? Famose, che sono dare sostegno, dire, distrarre, documentare e denunciare. Quindi mi auguro che questo messaggio arrivi forte a quante più persone possibile.